Giulia, rischio zona gialla in Veneto, il virus incalza, 734 contagi nelle ultime 24 ore da Verona, il presidente Zaia ammonisce, i casi aumentano, l'80% dei pazienti non è vaccinato. Ricomincia ad alzarsi la curva dei contagi nel Bellunese, nelle ultime 24 ore 48 nuove positività cluster nel comune di San Pietro di Cadore, chiusi asili e scuole elementari. Al liceo scientifico Quadri la protesta dei no Green Pass per la videoconferenza del virologo Bassetti, il vicepresidente per noi divulgazione scientifica. 11 kg di cocaina purissima sequestrati e tre albanesi arrestati, operazione della Guardia di Finanza di Verona, la banda fermata, l'autostrada del Brennero, lo stupefacente sul mercato valeva 10 milioni. 4 novembre del 66 Venezia ricorda l'acqua granda che sommerse la città, la marea raggiunse i 194 centimetri, oggi negli stessi giorni azionato a più riprese il Mose. Nella villa dove venne firmato l'armistizio della Prima Guerra Mondiale, Padova ha celebrato il 4 novembre, giornata delle forze armate e il centenario della traslazione del Milite Ignoto. Per una capitale mondiale del cavallo e degli sport equestri, per due fine settimana inaugurata alla presenza del governatore la 123esima edizione di Fiera Cavalli. Buonasera, ben ritrovati. Partiamo proprio da Verona, dove oggi per l'inaugurazione di Fiera Cavalli è arrivato il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il Veneto riparte dunque, ma i contagi, i casi di positività stanno drammaticamente salendo. E con il presidente Zaia facciamo il punto. Salgono i contagi, cresce il numero dei pazienti ricoverati con le città di Padova e Verona a guidare la triste classifica pubblicata con cadenza quotidiana dalla regione Veneto, dove è stata identificata la presenza della variante Delta Plus, più contagiosa del 10% rispetto alla Delta. Da Verona, dove è inaugurato Fiera Cavalli, il presidente del Veneto Luca Zaia lancia un nuovo appello alla luce dell'aumento dei contagi, ma soprattutto dei ricoveri in ospedale. Oggi abbiamo 250 malati, dei quali una quarantina in terapia intensiva e l'80% non è vaccinato. Questa è una regione che ha vaccinato l'84,5%. Il vaccino ci dà una mano, ma l'altra mano ci dà questa. Se mi andate in mezzo agli assembramenti, all'aperto e chiuso, e non mi mettete la mascherina, diventate miei clienti. Io non voglio avere altri clienti. Voglio svuotare gli ospedali, perché abbiamo già visto la tragedia, abbiamo 12.000 morti in Veneto, siamo l'ottava regione d'Italia e ne possiamo venire fuori solo se sto lavoro lo facciamo assieme. Quattro nuove vittime nelle ultime 24 ore dalla pandemia, si può uscire solo insieme, percorrendo dopo 20 mesi di lotta quotidiana anche l'ultimo miglio. Fondamentale la ripartenza in comparti fermi, compreso quello fieristico, fondamentale ripartire in sicurezza. Io non voglio che Veneto torni in zona gialla, in zona rossa o peggio ancora che ci siano restrizioni, perché abbiamo già fatto tanto, non possiamo tornare indietro. Quindi veramente non abbassate la guardia, perché oggi non siamo preoccupati perché i dati ci dicono che gli ospedali tengono, però se questo incremento quotidiano che vedo non si arresta, prima o poi arriveremo ad avere dei problemi. Ricomincia ad alzarsi la curva dei contagi anche nel Bellunese. Nelle ultime 24 ore sono emerse 48 nuove positività, in forte incremento rispetto ai giorni scorsi. Un importante cluster nel comune di San Pietro di Cadore, che riguarda prevalentemente i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, ha costretto autorità scolastiche e sindaco di comune accordo di sospendere le attività fino a martedì prossimo 9 novembre. Nel bollettino epidemiologico di giornata l'ULS Dolomiti segnala 5 positività tra gli ospiti e 4 tra gli operatori di una casa di riposo del Feltrino. Al momento tutti sono asintomatici, la situazione è attentamente monitorata. Aumentano i casi di Covid anche nel Padovano. Martedì il prefetto deciderà il possibile stop ai cortei no pass. Vediamo. La decisione sulle manifestazioni no pass dovrebbe arrivare martedì. Il prefetto Raffaele Grassi ha ascoltato durante il Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblico del mercoledì il direttore generale dell'USL 6 Paolo Fortuna e la responsabile del servizio di igiene pubblica Ivana Simoncello. Alla luce del trend in aumento dei contagi nella provincia di Padova si potrebbe arrivare anche allo stop. Il prefetto, dopo aver ascoltato i numeri riportati dai vertici dell'azienda sociosanitaria Ogania, si è preso alcuni giorni per valutare le strategie da mettere in campo.
Da luglio sono stati ben 17 i cortei organizzati dal movimento Veneto No Green Pass e in questi ultimi giorni, nonostante l'aumento dei casi di Covid, gli organizzatori hanno manifestato anche martedì sera e lo vogliono fare stasera e anche sabato. Al COSPA era presente anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina. Tre manifestazioni in una settimana cominciano ad essere troppe, onestamente. E quindi il compito del sindaco è sicuramente quello di tutelare la sicurezza sanitaria di tutti i cittadini. E se ci dovessero essere delle situazioni in cui i contagi aumentano anche con riferimento a queste manifestazioni, è logico che questo è un problema che dobbiamo affrontare. Anche per i prossimi cortei no pass si cercherà di mediare sul percorso al fine di tutelare le attività commerciali del centro storico, ma solo per martedì 9 novembre si arriverà alla decisione sulla sospensione o meno della manifestazione per salvaguardare la sanità pubblica. Siamo preoccupati perché non vogliamo che da qui a chissà quando ci possano essere tre manifestazioni alla settimana, perché questo andrebbe a incidere veramente sulla tranquillità dei cittadini, ma la prima cosa che ci dobbiamo preoccupare è quella della sicurezza sanitaria. Ora a Belluno e Frassenea Gordino, dove due farmacie sono state chiuse perché i titolari non erano vaccinati, ma per due motivazioni ben diverse. Da sempre in prima fila nella protesta di piazza contro le decisioni del governo. Parliamo di Cristina Muratori, farmacista, animatrice delle assemblee che hanno movimentato a Belluno la centralissima Piazza dei Martiri. Ora attorno a lei si è sviluppato un nuovo caso, la chiusura della sua farmacia causata dal fatto che lei non è vaccinata. La farmacia Veneggia è stata chiusa da parte dell'ULS per una settimana, poiché non c'è al momento un direttore vaccinato. Questa decisione è stata presa anche se, appunto, pur essendoci l'obbligo di legge per i sanitari di essere vaccinati, ci sono tutta una serie di persone che hanno delle problematiche di salute che non consentono di effettuare il vaccino. Il vaccino attualmente non dà una copertura sicura per quanto riguarda la protezione degli altri, non si difende minimamente il prossimo, perché il vaccino non ferma il contagio. La parola ora passa ai legali. La USL ha intimato alla farmacia di provvedere alla nomina di un direttore vaccinato e nelle more li ha invitati a non aprire. Può sembrare un busillis, ma non è così. Solo apparentemente simile, ma in realtà totalmente diverso, il caso della farmacia Franceschinelli di Frassenè, una frazione di Voltago Gordino, comune di cui è l'unica farmacia. La titolare, che si dichiara non vaccinata per motivi di salute, cerca disperatamente un direttore vaccinato che permette di continuare a tenere aperta la farmacia stessa. Io poi sono ossessionata dalla gente perché sono qua da 25 anni, ha capito? Mm-hmm. Lei può pensare cosa sono io per loro? Certo. Non sono la farmacista, sono tutto. Ora ci spostiamo a Vicenza, dove i No Green Pass hanno protestato di fronte al liceo scientifico Quadri per una videoconferenza del virologo Bassetti. Molte informazioni utili, è stato anche abbastanza specifico, comunque è stato interessante. I contestatori di questa mattina come l'avete vissuto? Non mi è interessato più di tanto in realtà quello che dicevano. Lo scopo scientifico è stato molto utile, ci ha presentato dei diversi dati e... I contestatori di questa mattina che erano qua fuori, cosa dite? No, non vogliamo parlarne. Non mi esprimo perché ognuno può pensare le idee che gli passano per la testa, però ci sono dei fatti che anche oggi già spiegato e bisognerebbe più attenersi a quelli. Questo è il commento degli studenti del liceo Quadri che hanno assistito in classe alla lezione tenuta online dal noto virologo Matteo Bassetti, contestata prima dell'ingresso a scuola dal movimento No Green Pass. Lezione annunciata i giorni scorsi aveva fatto piombare l'istituto nel mirino dei contestatori, alcuni genitori e docenti di altre scuole, per aver invitato il primario infettivologo del Policlinico San Martino di Genova a parlare di Covid senza avere un contraltare, il senso della protesta.
in ingresso gli studenti, diversi studenti, si sono irritati per questa manifestazione. Non avevo dubbi che insomma gli studenti fossero, come dire, capaci di, in senso critico, anche di distinguere, no? Se la scuola voleva d'oro indurre un pensiero unico. Scelta quella di chiamare Matteo Bassetti, rivendicano i dirigenti, nata con intento di divulgazione scientifica e didattica, in linea con altre lezioni tenute da altrettanti esperti, rivolta al pubblico di studenti per dare continuità al percorso di curvatura biomedica. Ci sono stati degli interventi interessanti, degli interventi per capire l'origine, ad esempio, del virus, ma non ci sono stati interventi o pro o contro il vaccino, non era questo e gli studenti l'hanno colto, non era questo il problema. E nel pomeriggio lo stesso Bassetti ha affidato ad un post su Instagram il suo commento. Nonostante le polemiche sollevate dai soliti contestatori di professione, si legge, ho notato un grande interesse all'approccio scientifico da parte degli studenti. Speriamo lo trasferiscano i loro genitori che, in alcuni casi, dice, avrebbero bisogno di tornare a scuola anziché in piazza. Siamo alla cronaca. Allora, 11 kg di cocaina purissima sono stati sequestrati, 3 albanesi arrestati. Importante operazione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti ad opera della Guardia di Finanza di Verona. I 3 uomini sono stati fermati lungo l'autostrada A22 del Brennero tra Ala e Affi. Ad insospettire i finanzieri le 2 macchine, entrambe di grossa cilindrata con targa tedesca, che procedevano in direzione sud a velocità sostenuta. All'interno di una delle auto, nascosti in un doppio fondo, c'erano 10 panetti di cocaina del peso di oltre 1 chilo ciascuno. Una volta venduta sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro. Ed è stato trovato morto nel Feltrino invece il pensionato di Trevignano, scomparso 2 giorni fa mentre stava andando a funghi. Dunque, purtroppo le speranze sono finite. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Angelo Gallina, l'ottantenne di Trevignano, del quale non si avevano più notizie da martedì mattina, quando era uscito di casa per andare a funghi e non vi aveva più fatto ritorno. Il corpo dell'anziano è stato rinvenuto nei boschi di Marziai, in comune di Borgo Valbelluna, dove le ricerche si erano concentrate in un'area a cavallo tra le province di Belluno e Treviso. L'anziano era ruzzolato per una 50ina di metri in una scarpata, finendo su una stradina sterrata dove questa mattina alcuni boscaioli hanno rinvenuto il corpo senza vita. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe scivolato in seguito ad un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della questura di Belluno per ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano. Angelo Gallina era molto noto a Trevignano, dove per molti anni aveva gestito un'autofficina in via Monte Belluna. Grande appassionato di passeggiate in montagna, era solito andare a funghi sul Montello, dove in un primo momento si erano concentrate le ricerche, e nel Feltrino. Stamane il tragico ritrovamento. Ancora un incidente, fortunatamente con solo un ferito lieve, ma le immagini sono impressionanti. Nel tratto dell'autostrada A4 tra gli svincoli di Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste, un furgone ha violentemente tamponato un tir finendo sotto il rimorchio. Il sinistro è accaduto intorno alle 15:20, il furgone ha perso del materiale sulla carreggiata. Complicata la gestione del traffico, lo svincolo in entrata di Cessalto è stato chiuso. I veicoli sono stati fatti defluire in corsia di emergenza. Inevitabili dunque le code. La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco più di un'ora. Ora ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo da Venezia con il 4 di novembre, che non è soltanto la giornata delle forze armate, ma anche un triste anniversario, quello dell'Acqua Granda del 66. Un giorno di quelli che non si possono dimenticare. Il 4 novembre 1966, quando a Venezia la marea raggiunse i 194 centimetri. La città venne completamente sommersa. Le immagini di allora lasciano senza fiato ancora oggi. Chi ha vissuto quei momenti e chi li ha sentiti raccontare anche attraverso le immagini. Immagini che a distanza di anni si sono riproposte la sera del 12 novembre 2019, quando l'acqua si è fermata a 187 centimetri. Impossibile dimenticare la disperazione, la fragilità di una città sotto acqua che nonostante tutto resiste. E in questi giorni di acqua alta sta resistendo anche grazie al MOSE, azionato in più occasioni nelle 4 bocche di porto per proteggerla.
Anche stamane, nonostante il picco limitato rispetto ai 130 centimetri previsti per l'emergenza, che dovrebbe proseguire almeno fino a sabato. Questa sera alle 22.40 sono segnalati 105 centimetri, mentre domani alle 10.55 100 sul medio mare. Valori al di sotto del picco di emergenza a 130 e per i quali con tutta probabilità questa volta il MOSE non entrerà in funzione. Salva anche Chioggia. Il MOSE ci sta salvando moltissimo il baby MOSE, ecco, perché ci salva da quelle maree che si aggirano intorno ai 110-120, però il MOSE chiaramente salva tutta la laguna, la città di Venezia, Chioggia in particolar modo, e quindi chi era contro queste opere ovviamente si deve ricredere, perché finalmente i nostri cittadini, i commercianti, gli albergatori, tutti quelli che hanno le attività commerciali, ma anche gli stessi residenti di centri storici, sono finalmente salvi dall'acqua alta. Ora Bassano del Grappa con l'alluvione che 55 anni fa fece ingobbire il Ponte Vecchio. 4 novembre 1966, una data che ha lasciato il segno in tutti i sensi, in tutti coloro i quali hanno memoria della grande alluvione di Firenze. Quel giorno il Brenta raggiunse limiti mai visti. Sotto le arcate, pensate che transitavano 2300 metri cubi di acqua al secondo. Il ponte quel giorno però ha saputo resistere. Ingobbito dai colpi della Brentana, è rimasto in piedi, sorretto dalle speranze e dagli sguardi di tutti i bassanesi. Oggi il Ponte Vecchio è un'immagine da cartolina insieme a tutto ciò che lo circonda. Il presidente Luca Zaia ha parlato di avviare il percorso per la sua candidatura a patrimonio dell'umanità. Ma i prodromi di questo viaggio hanno radici che affondano nel 2015, quando è stato avviato l'iter per il restauro del ponte e l'allora amministrazione Poletto riuscì a ottenere un vincolo di tutela ministeriale, individuando l'area dal ponte al castello degli Ezzelini come la cartolina di Bassano universalmente riconosciuta. Questo vincolo di tutela paesaggistica ha difatti fermato l'immagine di Bassano nei secoli a venire, lasciandola intatta, ed è un elemento di forza talmente straordinaria da rendere tutto oggi possibile. La direzione è segnata, il cammino che l'amministrazione Pavan vuole percorrere va nella direzione giusta, purché non si perda la rotta tracciata nel passato. Oggi non è la Brentana a scalfirlo, ma siamo noi a spingerlo verso una nuova sfida, quella di diventare, insieme a questa cartolina, patrimonio UNESCO. 4 novembre a Padova, dove si firmò l'armistizio di Villa Giusti. L'alzabandiera è l'inno nazionale nel giardino di Villa Giusti a Padova, lo stesso luogo che dal 31 ottobre al 3 novembre del 1918 ospitò i capi di Stato internazionali impegnati nella difficile trattativa che con l'armistizio tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico mise fine al primo conflitto mondiale. Padova sceglie il luogo simbolo della memoria e della storia per celebrare il 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il ricordo ai caduti viene reso dalle autorità civili e militari che ricordano il sacrificio dei soldati italiani. Nel giardino di Villa Giusti anche molti bambini della classe quinta del 12° istituto comprensivo del quartiere che hanno visitato le stanze della storica residenza scelta per sancire uno dei momenti più importanti della storia contemporanea. Il ricordo dello sforzo per raggiungere la pace che fu condotto nelle trattative che si svolsero in questa villa dal 31 ottobre al 3 novembre 1918. Con frequenti scontri, discussioni, anche aspre, ma alla fine vide prevalere la volontà di sospendere i combattimenti e di raggiungere la pace. Quest'anno le celebrazioni del 4 novembre coincidono con il centenario della traslazione da Aquileia a Roma della salma del Milite Ignoto, scelta dalla madre di un soldato disperso.
Esattamente 100 anni fa, l'eroe senza nome veniva tumulato all'altare della patria, terminando quel viaggio che, come ha detto il ministro della Difesa, è stato un percorso di grande unificazione del paese. Il vino Prosecco nasce a Prosecco, la frazione carsica di Trieste. Andiamo a scoprire i motivi storici dell'associazione del nome del vino con il borgo. Siamo a Prosecco, frazione di Trieste, sull'altipiano carsico a 249 metri sul livello del mare. Prosecco deriva dal nome sloveno del paese, Prosek, che significa parte del bosco tagliata in uno stretto passaggio. Siamo qui per ricostruire le origini del borgo e del vino di Prosecco, le sue origini storiche, e ci siamo affidati al giornalista ed esperto di vini Stefano Cosma. La località di Prosecco, che è una frazione del comune di Trieste, da sempre, quindi fin dal Medioevo, è stata la località che insieme a Contovello, Santa Croce, aveva il vino di punta, che era il vino di Prosecco, nel senso che anticamente era chiamato vino di Prosecco in italiano, era chiamato Prosecker Wein in tedesco, Prosecker in sloveno, quindi l'origine è indubbia. Ma c'è anche la questione Tokaj, ve lo ricordate? Così si chiamava il vino ora ribattezzato friulano. All'epoca il Friuli Venezia Giulia perse per le stesse ragioni per cui ora il tema del Prosecco dovrebbe essere chiaramente appannaggio dell'Italia. Nel 2007 l'ultima decisione dell'Unione Europea è stata quella di togliere il nome Tokaj Friulano a noi del Friuli Venezia Giulia, di Tokaj Italico ai Veneti, di Tokaj Rosso, eccetera, eccetera. Perché? Perché la città di Tokaj in Ungheria è un toponimo, il vino ungherese si lega a quel toponimo e quindi prevale, come il parmigiano reggiano prevale sul parmesan. Quindi è una questione di principio giuridico. Il Prosek croato è il nome di un vino che non ha un legame con un'uva che si chiama così, con una località dalmata che si chiami così, mentre qui c'è la località di Prosecco in italiano, Prosek in sloveno, che il cui toponimo sloveno è presente qui da Medioevo. Oasi di Vallevecchia, siamo a Caorle, famosa per la nidificazione dei fratini, uccelli ormai rarissimi e super protetti. Nel corso della prima vera estate sono stati censiti da Veneto Agricoltura 20 nidi, dai quali hanno spiccato il volo almeno 12 piccoli fratini. Eccoli, vedete nelle immagini, una tra le specie nidificanti costiere più minacciate di estinzione in Europa. È già osservata a lungo questo tratto di litorale l'anno scorso. Il miracolo è stato reso possibile grazie al costante lavoro di informazione operato nei confronti dei frequentatori della spiaggia di Vallevecchia e alle tante azioni di coordinamento svolte dagli enti preposti attivi sul territorio. In chiusura andiamo a Verona, capitale mondiale del cavallo, questa mattina l'inaugurazione di Fiera Cavalli. È la fanfara dei carabinieri a cavallo a salutare nel ricreato paddock da gara del padiglione 2 il taglio del nastro della 123esima edizione di Fiera Cavalli, alla presenza del presidente del Veneto Luca Zaia e di Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole. Dopo la sospensione del 2020 causa Covid, l'evento riparte con 300 aziende da 10 paesi del mondo. Non avremmo mai pensato di interrompere per 20 mesi questo rapporto con un mondo che è unico e siamo la vetrina più grande al mondo. Lo dicevo prima, nel 2019 ha fatto 168.000 visitatori, quindi è un evento atteso che ha già gli stranieri e che avrà esposti 3.000 cavalli, quindi gli appassionati possono solo che trovare 3.000 cavalli qui a Verona. Hai già visto qualcosa di curioso che le è piaciuto? Beh, vi consiglio di andare innanzitutto al padiglione dei bimbi e poi in quello che sono i cavalli in miniatura, come vengono definiti. Ed ecco i mini horse, usati soprattutto nelle fattorie didattiche come animali da compagnia, anche per altri cavalli nei viaggi, come ci spiega Giulia Quagliozzi, allevatrice vicentina. Che sono dolci e poi perché sono una cosa veramente particolare. La ricerca è avere sempre il cavallino più piccolo. Un settore su cui punta il Veneto, quello legato al mondo del cavallo, che nel periodo di pandemia ha visto crescere gli appassionati. È un prodotto turistico che sta crescendo, che dà grandi soddisfazioni non soltanto ai veneti e agli italiani, ma abbiamo anche molti cavalieri stranieri che vengono nel nostro territorio a testare quelle che sono anche alcune vie
che abbiamo inaugurato e che stiamo realizzando. Cito per tutte la via delle Prealpi, che da Vittorio Veneto arriva fino alla Lessinia, quindi taglia tutta la pedemontana veneta. Questo è il nostro ultimo servizio, siamo dunque alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, il tempo migliora sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 novembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, parziale nuvolosità alternata a schiarite anche ampie, specie nelle ore centrali della giornata. Sulla pianura possibile presenza di nebbie notturne ma in dissolvimento al mattino. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra i 12 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 3 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo la stessa situazione, bel tempo e tanto sole un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.